The footwear industry in Europe is a traditional manufacturing one that produces a high added value consumer product. It is part of the creative industries and of European culture and heritage. This has led the footwear sector to grow and employ a large number of people throughout the whole Europe. Now it represents the second biggest consumer market in the world and has the highest average export price. The recent economic crisis has also caused the closure of various companies but manufacturers have proven to be very adaptable and able to hold through the crisis period by following investment strategies nowadays generating new knowledge and turning it into new products and services is crucial to maintain and enhance the eu's competitiveness to do so companies need an even higher capacity of innovation added value comes from different factors and for each one is required in highly qualified figures that is able to give new blood to companies this change could be reached by increasing the interaction between research and companies, which has increased over the time. However, efficient knowledge transfer from research institutions is hindered by a range of factors. Moreover, in traditional sectors like the footwear industry, the capacity of SMEs to engage in knowledge transfer is typically limited. Despite the teething troubles, there are some benefits both for SME, research centers, and higher education institutions the main benefits of this collaboration for smes could come from huge knowledge from obtaining new skills and tools inside the company from an increased awareness on environmental and social sustainability for research center benefits are mostly financial anyway there are also many and significant indirect benefits that should be considered for example opportunity in the commercialization of their research improvement of their image and obtaining funding for additional r&d activities a positive collaboration among all these different actors could bring benefit to all of them but also to society and local economy. These social benefits include new jobs, new products on the market, and better education, among others. The close connection of the scientific and research infrastructure with industrial Randy is a main success factor for the European industry, it provides a strong incentive for companies to stay in Europe and attract others siled knowledge alliance aims to equip the footwear sector with updated high-level skills required to meet the increasing consumer demands for personalized differentiated and sustainable products and at the same time to make the related job openings more attractive to young people all the member of the siled project consortium believe on the need to increase the level of involvement of research innovation and creativity in the european footwear sector to promote the connection among all the actors the siled knowledge alliance was created made up of 14 partner it aims to enhance companies competitiveness focusing on the workforce and equipping them with the necessary skills do you want to know more about the project and the consortium visit our website or write us an email uh. Grazie a tutti quelli che sono, che sono presenti eh, live a questa sessione. Eh, io sono Arianna Vignati, sono co-direttore del Creative Industries Lab del Politecnico di Milano, Dipartimento del Design. Eh, sono responsabile scientifico per il Politecnico di questo progetto europeo eh, che si chiama SCILED un progetto finanziato nell'ambito del programma Erasmus, di cui dopo vi racconterò un po' meglio eh, quali sono i dettagli. L'appuntamento di oggi si inserisce in realtà in due contesti sinergici a questo progetto che sono eh, appunto, prima di tutto, l'idea di condividere con professionisti, giovani creativi, aziende, un po' di risultati del, dell'attività di ricerca che abbiamo fatto fino adesso a livello europeo e secondo eh, l'opportunità di eh, eh, condividere con un gruppo di una quarantina di studenti eh, della scuola del design che sta facendo un workshop progettuale con Vibram eh, alcune, eh, diciamo, alcuni spunti. Eh, progettuali interessanti che poi loro tradurranno in eh, concept di progetto. Eh, questa oretta che passeremo insieme eh, sarà organizzata eh, in questo modo: prima farò una breve introduzione di Sciled, appunto, vi racconterò un po' dei risultati di una ricerca che abbiamo condotto con eh, delle aziende nel, in ambito calzaturiero in Europa. Uh, Mattia, uh, giovane ricercatore, anche lui uh, in Cilab, vi. Um presenterà alcuni spunti eh, che sono diventati eh, delle lecture online disponibili per giovani professionisti che vogliono operare eh, nell'ambito del design della calzatura, quindi ci farà vedere come abbiamo trasformato alcuni input della ricerca in elementi eh, di knowledge sharing per giovani e professionisti. Eh, poi lasceremo la parola e la ringrazio grazie di essere intervenuta Nicoletta Di Vita eh, che è Global Sales Director di Vibram che eh, ci racconterà eh, qual è l'esperienza di Vibram eh, rispetto ad alcuni temi chiave che ad esempio il progetto europeo sta esplorando. Vibram è parte di questa avventura, è parte di questo progetto che stiamo, eh, che stiamo facendo, eh, quindi la, la collaborazione con loro è molto importante per capire come nella pratica effettivamente alcune cose che stiamo cercando di capire a livello teorico trovano anche consistenza eh, nel modus operandi delle, delle aziende. Eh, io partirei subito eh, appunto, presentandovi la, eh, alcuni risultati, un po' la ricerca in generale, il progetto SCILED. Eh, eccoci. Adesso dovreste vedere la mia presentazione. Ecco qua. Eh, vi, appunto, vi racconto brevemente di che cosa si tratta, ehm, chi, quali sono i partner che stanno partecipando a questo progetto e in particolare vi presenterò alcuni mh, risultati di una, di una ricerca che abbiamo condotto. Allora, innanzitutto siamo partiti dal eh, da considerare tutta una serie di elementi a contesto, eh, quali sono le sfide contemporanee eh, del settore calzaturiero. Ci siamo resi conto che sicuramente globalizzazione, il tema del prezzo, la moda, eh, il fatto che è un settore ancora molto caratterizzato da un contenuto artigianale, da comunque da una manualità, eh, da, un, da, da una tradizione anche in un saper fare, eh, lo rende un, eh, un settore eh, Particolarmente bisognoso di innovazione, soprattutto eh, rispetto a quelle che sono le dinamiche di innovazione tecnologica. Eh, è anche un settore molto bisognoso di recepire alcune sfide eh, che sono le sfide ambientali. Il tema della sostenibilità è sicuramente un driver. Che può dare una linfa e una spinta interessante. Eh, il benessere eh, delle persone, e quindi anche questo ambito eh, è, è particolarmente legato a questo, eh, sta assumendo un ruolo chiave anche nel produrre e proporre innovazioni di, di prodotto. Quali sono i bisogni più grossi di cui ci siamo resi conto e che hanno dato un po' vita a, a questo progetto? Prima di tutto che ci sono pochi percorsi di formazione dedicati e c'è una grande necessità di formazione anche sul piano tecnologico e c'è eh, una grande opportunità di eh, lavorare nell'ambito della cosiddetta circular economy, cioè lavorare a quello che è il ciclo di vita del prodotto, eh, ragionando quindi su come la sostenibilità può essere un fattore determinante di innovazione pur mantenendo una forte solidità per quel che riguarda il comfort e la funzionalità. Oggi anche tutto, il, tutto quello che sta accadendo legato alla, alla pandemia, eh, aggiungono un'ulteriore un variabile che è quella eh, della sicurezza. Quindi, eh, questo scenario ci ha, mh, diciamo, ci ha spinto. Uh, a uh, puntare su tre grandi macro obiettivi. Il progetto ha l'obiettivo di analizzare il ciclo di vita del prodotto calzatura e un po' la dinamica di uh, progettazione di design. Eh, che eh, in questo ambito oggi eh, si sta eh, particolarmente in, interfacciando con quelle che sono le dinamiche di introduzione di tecnologie innovative, soprattutto nella fase eh, di progettazione del prodotto. Eh, abbiamo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra università, associazioni, centri di ricerca e, e imprese per creare un ecosistema di innovazione eh, per questo settore particolarmente. È interessante e che incide particolarmente nell'economia europea, eh, stiamo lavorando per ridefinire una sorta di curriculum formativo del product designer e del product manager, eh, attualizzando le competenze rendendole contemporanee rispetto a che è, quelle che sono le necessità reali eh, delle aziende in questo ambito. Il progetto coinvolge diversi partner, ci sono sei paesi coinvolti, quattro università, due centri di ricerca, due associazioni di, eh, di categorie e sei imprese. Quindi diciamo un'alleanza, un network molto consistente e eh, eh, molto variegato eh, che ci sta davvero permettendo di entrare nel merito concreto di quelli che sono i bisogni e le opportunità eh, di, eh, di crescita di questo ambito. Uh, questo, diciamo, questo. Uh, questo network sta lavorando soprattutto ad un livello anche di uh, integrazione di competenze e di software uh, legati a uh, sviluppo di nuove uh, capacità e nuovi prodotti e uh, a l'introduzione di un concetto molto più ampio e più so uh, sofisticato di sostenibilità uh, in, uh, in questo settore che invece la vede e poi vediamo vedremo che i dati della nostra ricerca lo confermano in modo ancora un pochino tradizionale. Quali sono gli impatti che vorremmo avere sicuramente per quanto riguarda le aziende vorremmo fornire accesso a conoscenze aggiornate ad un diciamo laboratorio think tank di innovazione continuo eh, facilitare ad esempio l'accesso a fondi europei di innovazione eh, eh, facilitare l'accesso a eh, processi di, eh, di innovazione creativa eh, collaborazioni tra le imprese knowledge sharing, sviluppo di eh, dotazioni tecnologiche, di uso di nuove dotazioni tecnologiche per fare, eh, per fare innovazione di prodotto, un approccio multidisciplinare e eh, in tutto questo anche l'idea di poter dare una bella rinfrescata eh, all'immagine generale di questo settore. Eh, per quanto riguarda i centri di ricerca e eh, le università e le associazioni che sono coinvolte, l'idea è quella di poter trasferire alcuni eh, risultati di ricerca, renderli concreti, utilizzabili dalle aziende, eh, possibilità di trasferire conoscenza attraverso pubblicazioni, attraverso appunto anche divulgazione non solo scientifica ma anche comunicativa, eh, riuscire ad allargare il network e riuscire a far convergere più fondi eh, del, mh, disponibili a livello europeo per questo tipo di settore, che è un po' a metà tra quello che è il settore creativo, eh, considerato come, eh, come patrimonio culturale europeo e invece tutto quello che ha a che fare con la manifattura e l'impresa. Quindi, questi sono un un po' le nostre sfide, ci siamo dati un piano di lavoro, abbiamo fatto un po' di attività, abbiamo fatto in particolare un'attività di ricerca e abbiamo sviluppato. Un pacchetto formativo che stiamo mettendo, stiamo testando con i nostri studenti del workshop innanzitutto e stiamo mettendo a disposizione di tutte le università che stanno partecipando perché possano eh, trasmetterlo ai loro, mh, diciamo ai loro studenti. Eh, cosa è venuto fuori dalla ricerca? Vi racconto velocemente un po' i risultati. Abbiamo intervistato più di 100 aziende in diversi paesi europei eh, per capire appunto come stanno affrontando il tema dell'innovazione di prodotto e come guardano ad alcuni aspetti chiave del progetto eh, in modo proprio concreto. Abbiamo diciamo ci siamo resi conto che le aziende operano in più settori quindi mh, diciamo la fotografia è abbastanza variegata c'è sicuramente una predominanza di interesse da parte delle aziende che, la che lavorano nell'ambito eh, fashion femminile ma abbiamo anche molte aziende che operano in campi molto specifici come ad esempio eh, lo sport piuttosto che la calzatura ortopedica piuttosto che la calzatura per bambini eh, abbiamo mh, cercato di diciamo di capire eh, da loro quindi questo è il punto di vista delle aziende che cosa pensa l'azienda eh, che sia importante per il suo consumatore è emerso che il comfort eh, e il benessere seguiti dal design eh, sono secondo le aziende i fattori chiave che determinano le scelte delle, delle imprese eh, le scelte dei consumatori. Eh, ci piacerebbe fare dei momenti di confronto anche con i consumatori per vedere se effettivamente queste sono delle variabili confermate. In realtà, i nostri studenti che in questo workshop stanno facendo un po' di indagini fast su Instagram, eccetera, alcune conferme. Ce stanno dando ma stanno facendo emergere altri dati molto interessanti. Abbiamo poi provato a capire gli aspetti tecnici, eh, quindi che impatto hanno i fattori tecnici nei diversi comparti della calzatura, quindi qual è la percezione delle aziende dell'importanza di questi fattori rispetto al loro ambito specifico. Ci siamo accorti che sicuramente eh, la distribuzione della pressione sul plantare è molto importante per ambiti come l'ortopedia, lo sport, ma anche eh, ad esempio per l'ambito dei bambini. Eh, abbiamo chiesto, eh, ad esempio, l'ammortizzazione, sembra importante ancora per lo sport, ancora per l'ambito ortopedico. Abbiamo poi cercato di capire l'assorbimento degli shock, ancora scarpe da lavoro sembrano essere molto più sensibili a questo aspetto, così come eh, scarpe sportive. Poi questo materiale ovviamente lo rendiamo disponibile, così se avete voglia di, eh, di approfondire un po' questi dati ne avete la possibilità. Eh, rispetto alla eh, flessibilità e torsione della suola, qua eh, ancora lo sport, il lavoro, ma anche i bambini, da, questo tipo di eh, caratteristica sembra importante in questo, in questo aspetto. Eh, così come mh, diciamo eh, è importante in modo equilibrato, per quasi tutti gli ambiti il tema della stabilità e l'equilibrio nella camminata quindi ci sono c'è uh, a volte un aspetto tecnico che può essere molto trasversale a diversi ambiti e a diversi uh, settori uh, di riferimento la resistenza allo scivolamento certamente sport uh, ortopedico ma ancora Uh, bambini e uh, mondo del lavoro sono molto sensibili a questi aspetti quindi come vedete uh, c'è uh, una sostanziale uh, scarsa chiamiamola così uh, rilevanza di questi fattori tecnici nel mondo casual nel mondo più legato al lifestyle uh, cosa che invece ad esempio per quanto riguarda la morbidezza e la flessibilità Uh, appare invece come un aspetto interessante anche per quel mondo che è un pochino più orientato uh, alla moda. Uh, leggerezza, anche qui abbiamo lo sport, abbiamo l'ambito uh, um, ortopedico, i bambini e in parte anche l'ambito del lavoro. Bene, cosa ci siamo portati a casa sostanzialmente da questa giusto per sintetizzare, sicuramente lo sport è uno degli ambiti dove gli aspetti tecnici hanno una rilevanza, tutti gli aspetti tecnici hanno una grande rilevanza eh, nella calzatura da lavoro, ovviamente antiscivolo, antishock sono eh, elementi critici, sembra che nelle calzature casual, a parte qualche piccolo eh, dettaglio, in generale l'aspetto tecnico come percezione dell'azienda non sia un fattore così determinante. Quindi questa è un po' la fotografia eh, che ci siamo eh, fatti. Rispetto a quello che pensa l'azienda. Abbiamo chiesto se fanno eh, delle attività di test, fit in test prima del lancio dei prodotti e diciamo che le aziende sono organizzate per questo. Quindi c'è comunque un'attitudine a un rapporto molto stretto con, eh, con il consumatore ancora prima eh, di uscire sul mercato. Abbiamo poi cercato di capire gli aspetti sensoriali quindi da un lato gli aspetti tecnici dall'altro tutti gli aspetti più sensoriali legati al prodotto e anche qui abbiamo visto che eh, il tema dell'umidità del rilascio dell'umidità molto sensibile ovviamente nello sport ma anche nei bambini molto uh, ambito uh, molto eh, molto sensibile a, a questa cosa, eh, così come l'impermeabilità, ad esempio, dei materiali è abbastanza omogenea, è, abbast è omogeneamente importante un po' per tutti i settori. Eh, così come l'isolamento termico. Quindi vediamo che in realtà su questi aspetti c'è abbastanza omogeneità a prescindere da, il, dal settore eh, specifico. Eh, anche qui tema della, diciamo, del, eh, del, della traspirazione all'interno della scarpa, lo sport la fa ancora da padrona, eh, così come L'adattabilità la, la, diciamo, alle condizioni ambientali diventa un elemento trasversalmente importante per tutti quanti eh, i settori, quindi una flessibilità, un'adattabilità a quelli che sono eh, gli ambienti in cui eh, ci si trova a, ad operare. Eh, quindi per ricapitolare un po' che cosa, eh, cosa, ci siamo, cosa ci siamo portati a casa da questa, eh, da questa ricerca, eh, che gli aspetti sensoriali sono mediamente importanti per tutti i settori, mentre sugli aspetti tecnici ci sono alcuni settori che eh, privilegiano un'attenzione a queste cose, eh, per quanto riguarda gli aspetti sensoriali invece c'è una generale attenzione eh, da parte di tutti. Eh, abbiamo chiesto alle aziende bene, ma come fate allora, eh, che strumenti usate per verificare questi aspetti sul piano progettuale e ci hanno risposto che utilizzano test con materiali, questionari con, con i clienti, sviluppano degli standard eh, interni di, eh, di rispetto di normative piuttosto che di eh, criteri progettuali e anche la collaborazione con i centri di ricerca. È un ambito molto interessante. Eh, a questo punto, allora, abbiamo cercato di eh, indagare come vengono gestiti internamente gli aspetti di sostenibilità eh, perché era uno dei nostri pallini all'inizio del progetto in fase progettuale eh, principalmente eh, diciamo, per quanto riguarda la parte diciamo, della, eh, della copertura principalmente il controllo delle sostanze inquinanti l'uso di materie so eh, prime sostenibili o da aziende comunque certificate l'eliminazione di quelle sostanze che possono avere un in più impatto ambientale Ambientale. Per quanto riguarda la suola, tanto cara a Vibram, eh, cosa è, cos è emerso? Anche in questo caso l'uso di materiali sostenibili, lo sviluppo di prodotti durevoli è concepito come un elemento di grande attenzione alla sostenibilità, eh, assicurare ad esempio il rispetto di restrizioni in materiali che possono avere un impatto ambientale maggiore. Eh, abbiamo chiesto poi l'ultima parte diciamo della del nostra indagine riguardava la collaborazione con i centri di ricerca 50-50 diciamo 50% sì collabora con aziende 50% no quindi c'è spazio per incentivare questa collaborazione eh, che tipo di collaborazione eh, privilegiano? sicuramente una collaborazione legata a internship, eh, quindi rispe rispetto a mh, esperienze di lavoro di studenti, collaborazioni eh, tra ad esempio tesisti, eh, piuttosto che eh, collaborazione in attività progettuale in eh, un po' meno, diciamo, eh, lo sviluppo di eh, progetti di innovazione. Eh, eh, quali sono stati i benefit eh, da parte delle aziende di queste collaborazioni, sicuramente un aumento del valore del prodotto quindi c'è una consapevolezza dell'importanza di eh, sfruttare al meglio la collaborazione proprio per eh, creare un valore aggiunto anche e direttamente sul prodotto eh, cosa ci siamo, eh, diciamo, pochi take away che ci portiamo a casa dopo questa esperienza che condividiamo con voi eh, sicuramente le imprese considerano comfort e, e benessere come top priorities per consumatori quindi le mettono al primo posto anche del, eh, del, delle loro attività di innovazione, riconoscono che qualità e benessere sono dei driver importanti di scelta eh, da parte in fase di acquisto. Eh, gli aspetti tecnici oggi sono poco considerati in ambito eh, diciamo casual o comunque legato alla moda. La sostenibilità è ancora molto associata al rispetto di normative e non è un'opportunità di innovazione di prodotto. Quindi qua c'è spazio eh, per, lavera, eh, per lavorare. E in ultimo, le aziende riconoscono un valore nella, nella possibile collaborazione con università e centri di ricerca. Quindi c'è sicuramente uno spazio di lavoro e di eh, supporto che. Il network che stiamo cercando di creare può dare anche risposta a questo bisogno. Io ho concluso la mia presentazione che ovviamente poi vi renderemo disponibili, quindi poi se avete voglia di approfondire trovere, vi daremo un po' tutti gli spunti eh, e, e, e i link del materiale che stiamo producendo per il progetto. Eh, io a questo punto passerei subito la parola a eh, eh, Mattia eh, che ci eh, racconta come queste cose poi sono state tradotte in alcuni moduli formativi che abbiamo realizzato. A te Mattia. Perfetto, grazie mille. Allora, come appunto stava in introducendo la professoressa Vignati... Uh, tutti questi dati uh, sono poi stati trasformati in una serie di lecture una, uh, che andranno a comporre quindi un corso uh, e che uh, quindi verranno sfruttate per formare i nuovi future designer e future product manager. Uh, in questo caso uh, abbiamo voluto concentrarci e focalizzarci uh, sul, anche in vista appunto del workshop che, che è in corso con, una, con i nostri ragazzi uh, sui requisiti uh, di comfort e sostenibilità e su come individuarli e come trasmetterli invece al, al mercato e al consumatore. Allora, guardando e partendo un attimo dal, dal comfort e danno un inquadramento generale a come si, uh, si individua diciamo, una, un target, un utente nell'ambito del, del footwear uh, inizialmente la, la base diciamo, che, che si utilizza proprio perché la, la calzatura è un prodotto molto sfaccettato uh, si utilizzano appunto dei, diciamo, dei canoni un po', un po classici quindi possono essere sicuramente il sesso, l'età, uh, la provenienza geografica, uh, ma anche la tipologia di calzatura e il, e il contesto. Uh, questo appunto sottolinea come uh, appunto la calzatura sia intanto una, un oggetto molto complesso e come anche la relazione con l'essere umano lo sia. Uh, di fatti questa varia molto a seconda della, delle situazioni e anche della relazione appunto che si crea con, con l'utente. Può essere a volte un, un oggetto molto, molto tecnico, a volte può essere invece una, un feticcio, o addirittura a volte, anche se adesso un po' meno, eh, rappresentare uno status sociale. È facile quindi capire come eh, tutti questi elementi vadano a segmentare il mercato e a creare diverse eh, categorie di utenti, diversi tipi cluster uh, quindi uh, uno di questi però è sicuramente il comfort uh, sono state fatte un sacco di ricerche nella, nel corso del tempo uh, una delle prime è sicuramente quella di slater che risale al 1985 e che già eh, fu il primo a proporre l'idea che il comfort non è solamente una non ha solamente una componente fisica ma anche una componente psicologica. Uh, se la componente uh, fisica è, è diciamo, legata uh, a stimoli tangibili e a um, stimoli più oggettivi, uh, la parte invece psicologica è più rilegata, uh, è legata a delle sensazioni molto soggettive. Uh, quindi, uh, è possibile per quanto riguarda la parte fisica con uh, la segmentazione del mercato uh, capire come ci sono e anche attraverso le ricerche è stato trovato come ci sono delle diciamo tre maggiori uh, filoni narrativi uh, in particolare questa ricerca di Haowen-Gonethilac uh, che abbiamo voluto sintetizzare qui individua come uh, fattori principali, mettiamoli così, come cluster principali uh, la, la taglia, la temperatura e l'umidità e il comfort durante uh, la vestizione. Questi però appunto, possono essere sicuramente ampliati uh, inserendo degli altri, degli altri fattori, ad esempio per quanto riguarda la taglia l'antropometria del piede è sicuramente un valore dominante o per quanto riguarda la, la temperatura e l'umidità uh, i materiali e uh, la temperatura interna della calzatura suddividono ulteriormente le richieste del mercato uh, um, insieme invece, a, invece per quanto riguarda il discomfort All'allineamento dello scheletro oppure al, al parametro che, che nominava prima la professoressa Lignati uh, riguarda il fit. Per quanto invece riguarda il, uh, il comfort psicologico, Uh, McNeil e Riello eh, durante un'altra ricerca hanno identificato uh, sei fattori chiave che però sono più legati alla, alla persona e che giocano un, un ruolo chiave uh, durante l'acquisto effettivo della calzatura. Uh, invece, Gonetilek e Au sempre nella, nella ricerca precedente, uh, sono riusciti a clusterizzarli, a legarli un po' di più al, al prodotto stesso uh, e ne hanno ricavato appunto gli odori sgradevoli, eh, oppure appunto delle sensazioni che si hanno nell'indossare la calzatura, dei suoni, oppure l'aspetto estetico nella, nella forma della, delle texture. Uh, è importante però uh, notare come il contesto sia molto importante uh, per il comfort psicologico in una calzatura. Uh, difatti, come potete leggere nella, nella citazione di, di De Mello, uh, la cultura e la situazione in cui si, uh, si indossa una calzatura, uh, ne determina proprio, determina come noi ci possiamo sentire uh, indossando questa stessa. Difatti, una, uh, non è possibile, diciamo, uh, ad esempio, uh, ricavare il comfort di, e valutare il comfort di una calzatura con i tacchi. In un terreno con, er con l'erba, ad esempio. Uh, o appunto, guardando più al lato culturale, uh, indossare delle, delle geta delle scarpe tradizionali giapponesi durante un matrimonio italiano sicuramente non farebbe sentire non ci farebbe sentire a nostro agio. Questo si lega tutto questo si lega comunque alla, ai trend, ai trend della moda. Uh, il termine trend, uh, dando una prospettiva un po', un po' storica e spiegando il, il, su, spiegando il suo significato, uh, deriva dal termine latino tendere, e appunto il suo significato antico è tra, trasportato un po' nel tempo, uh, indica una propensione, un'inclinazione attraverso un movimento che cambia e si modifica nel tempo e che poi ha una fine. Uh, questo quindi ci mostra tre pilastri che sono la tendenza verso l'altro, un movimento e appunto una, una copertura, un range temporale. Uh, in generale, uh, si, si tende quindi a pensare ai trend, uh, specialmente nell'accezione nell moderna e nell'accezione nell legata alla moda, uh, come a fenomeni estensivi, a fenomeni. Che riguardano la vita delle persone a 360 a gradi eh, e che quindi vanno a, a guardare come queste vivono, eh, cosa succede in quel momento storico, eh, verso dove la cultura si sta muovendo. Eh, quindi, riuscire a ricavare eh, tutti questi fattori e tutti questi componenti che vanno a creare un trend è sicuramente. Una, un tema di grande interesse per riuscire a, a comprendere i bisogni e incontrare la domanda della, dei clienti. Uh, ci sono vari fattori che uh, influenzano il, la, che, quelli che sono poi i trend, uh, ma sicuramente fra i maggiori incontriamo questi, uh, ma il trend forecasting Uh, è sicuramente una, un elemento complesso uh, da effettuare senza gli strumenti corretti uh, basti pensare che ci sono delle agenzie uh, è, è proprio una, un mestiere a sé stante quello della, del trend forecaster uh, che utilizza appunto alcuni strumenti online ed offline uh, non basta appunto anche guardando un po' all'online per capire quali sono uh, i trend in, in corso, googolare trend, fashion trend 2020, uh, serve un'analisi un po' più approfondita uh, e uno di questi, di questi metodi è, può essere sicuramente guardare i report che le agenzie uh, del settore pubblicano. Uh, quindi vediamo elencati alcuni, e sebbene queste uh, producano dei, dei report che sono solo parzialmente uh, liberi per il pubblico, um, alcuni uh, hanno invece dei blog uh, molto utili da, da questo punto di vista e che sono totalmente accessibili gratuitamente. Uh, sempre online un'altra un cosa molto utilizzata per riuscire a comprendere un po' uh, i trend in corso è quello dell'osservazione di determinati target di determinate personalità utilizzando sicuramente i social network questo però non, uh, non è solamente il guardare una volta cosa l'influencer uh, la Chiara Ferragni di turno uh, sta postando e sta indossando Uh, per un'azienda per riuscire a fare trend forecasting è assolutamente importante un'analisi costante nel tempo e che soprattutto sia uh, mirata per quanto riguarda le persone che si sta seguendo uh, riguardo la propria azienda. Uh, non, appunto Chiara Ferragni, per ad esempio un brand di, di sport di, eh, eh, di alpinismo, non vale assolutamente, proprio perché non, è, non rientra nel target. Ci sono poi per appunto il, il trend forecasting degli strumenti offline eh, che sono sempre validi, eh, quindi si può, si può parlare di fiere, eventi, eh, riviste di settore. Nonostante l'online stia avendo il sopravvento, questi hanno sicuramente una, sono sicuramente ancora un mezzo valido. È importante però poi tradurre tutto quello che eh, si riesce a ricavare dalle, dalle analisi in uh, richieste e requirements per il, per il prodotto specifico. Uh, questo ci, implica sicuramente una collaborazione uh, fra uh, vari riparti della, delle aziende uh, ed implica soprattutto un buon lavoro a priori, uh, prima dell della creazione della, del design brief proprio perché uh, magari sul momento, eh, nel, al momento dell'acquisto il consumatore non è quasi mai eh, completamente cosciente di quali sono i suoi bisogni, quindi è assolutamente un, eh, necessaria un'analisi a 360 gradi eh, a priori, fatta precedentemente. Ci sono poi però delle, dei metodi specifici, eh, dei metodi di indagine, Specifici e principalmente si dividono in uh, indagini quantitative ed indagini qualitative. Se le uh, quantitative possono essere facilmente trasformate in, uh, in campioni, in numeri, uh, le qualitative hanno bisogno uh, invece di una, di, una, uh, di una comprensione un po' più specifico un po più profondo eh, proprio perché vanno a indagare eh, le motivazioni che spingono un utente verso quella determinata cosa uh, successivamente uh, ci sono sono stati um, diciamo, identificati uh, tre metodi uh, per individuare uh, e trovare appunto facilmente in un modo se possiamo così dire, più eh, scientifico, eh, anche quelle che sono eh, quelle che prima chiamavamo le, il comfort psicologico. Quindi si tratta di sensazioni o eh, appunto eh, parametri legati un po' all'estetica, agli odori, a parametri non oggettivi. Uh, ci sono appunto tre metodi principali che sono stati sviluppati. Uh, sono ad esempio uh, la formula, le tre formule di, di Stevens, il, la, il metodo del Kansai Engineering e il Kano. Sono tutti legati a aspetti leggermente differenti, ma che appunto sono, sono sempre legati alla, alle sensazioni e alle emozioni. Passando in una fase successiva della, della progettazione, per tradurre eh, le richieste dei consumatori è possibile utilizzare anche del, dei tool, dei macchinari un po' più specifici, eh, come ad esempio le, eh, le, cam le videocamere ad alta velocità o il, il Motion Capture o le pedane baroncotrometiche. Bar 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 è possibile veramente uh, fare un elenco infinito. Uh, di quelle che vediamo qui uh, fanno ampio uso delle aziende un po' più grandi, uh, come ad esempio la Nike e l'Adidas. Online è possibile trovare una repository uh, veramente ampia di esperimenti che loro hanno, hanno effettuato con questi metodi. Uh, in una fase più avanzata della progettazione è possibile utilizzare invece dei macchinari e dei software un po' più specifici uh, e che comunque si adattano a, alle varie fasi appunto della, della progettazione, a seconda di quello che, uh, che si ha sul momento, di quello di, di cui si dispone. Uh, ad esempio, uh, per valutare il comfort, è possibile utilizzare i software, i software CAE. Uh, quando si invece ha a disposizione un, un primo mock-up, uh, è possibile invece utilizzare uh, e fare dei test di fitting and sizing. Che, come accennavamo prima, uh, è sicuramente, sono sicuramente uh, realizzati da tutte le aziende e gran parte delle aziende, anche nel panorama italiano, da quanto abbiamo rilevato. Uh, ed infine. Uh, in una fase un, più, più finale, della, mh, verso il termine della, della progettazione, è possibile verificare i dati e le, se le richieste sono state appunto, incontrate uh, tramite dei specifici ma macchinari e degli specifici test, che servono anche appunto a uh, comunicare uh, la validità del prodotto sia al cliente uh, che appunto a livello europeo uh, e eh, diciamo normarlo. Infine è sicuramente necessario e di estrema importanza per un'azienda, dal punto di vista soprattutto del marketing, riuscire a comunicare tutti questi valori. Uh, dal punto di vista del comfort mh, lo storytelling uh, è, dello, è lo più veramente sfaccettato e si può basare su diversi fattori, uh, può andare dal colore, dalle forme, piccoli dettagli all'interno della, della calzatura. Uh, Fa, possono fare la differenza e appunto come possiamo vedere negli esempi di Vance e di Chicco eh, comunicare al, al cliente che effettivamente quella calzatura è confortevole. Eh, in tutto ciò nel panorama attuale sicuramente uh, i metodi digitali la fanno da padrone, uh, si, si basta pensare social net ai social networks, ai siti uh, all'interno dei social network le campagne sponsorizzate. Uh, sono tutti metodi uh, molto utilizzati. E successivamente uh, all'interno proprio dei social network, una delle pratiche più diffuse attualmente è quella del, di uh, utilizzare gli influencer. Uh, questo permette di raggiungere una vastissima scala uh, di pubblico e di comunicare in un modo un po' più diretto con le persone senza il filtro che uh, diciamo li, è l'istituzionalità che un'azienda invece ha. Ok, guardando invece. Eh, Cambiando presentazione alla, al mondo invece della, della sostenibilità, uh, e ripartendo uh, dalla, dal comprendere i bisogni dei consumatori, è sicuramente necessario introdurre il tema della, della moda, della calzatura e della sostenibilità, uh, dicendo che la moda ha un estremo uh, bisogno uh, di, di, di risvolti sostenibili. Uh, in quanto come è possibile vedere dal grafico, uh, parlando di uh, percentuali di, uh, di CO2 immesse all'interno dell'ambiente, uh, l'intero sistema moda uh, immette circa l'8,1% e di questa percentuale il 6,7% è solo della calzatura, quindi la calzatura la fa da padrone per quanto riguarda le, le emissioni di CO2. e, Cosa divertente di questi dati eh, che abbiamo ricavato e che eh, risalgono al 2016, eh, è che l'ambito calzatura produce un, produceva perlomeno solamente un quinto, eh, anzi un decimo del, del valore totale eh, del, sistema, del sistema Moda in quanto a mh, valore economico. Quindi, questi dati dovrebbero perlomeno essere uh, invertiti o ribaltati. Eh, uno della, in un'intervista uh, fatta uh, da, e in un articolo fatto da Vogue uh, viene fuori come per riuscire a incontrare uh, e cambiare questo trend, uh, secondo la giornalista uh, Rachel Cernaschi, è importante eh, che i prodotti siano attraenti più che altro in, uh, in prim a, a primo acchitto, mettiamola così, e che solo successivamente uh, abbiano diciamo, dei risvolti uh, sostenibili, proprio perché il consumatore attualmente non, uh, non riesce a percepire uh, appieno appunto il, uh, il valore della sostenibilità. Uh, e dato che l'obiettivo um, uh, comune è appunto avere dei prodotti la diffusione dei prodotti sostenibili uh, il cliente que percepisce questi, questi valori uh, in, uh, in primo luogo uh, seguendo delle ricerche uh, di McNeill e Murray in particolare uh, questi sono riusciti a uh, identificare uh, Tre eh, è clusterizzare gli utenti, eh, specialmente della moda, eh, in tre filoni principali riguardo al loro approccio alla, alla sostenibilità. Uh, I consumatori diciamo self uh, che priori, priori, mettono diciamo, davanti a tutto uh, i loro bisogni, i loro bisogni più edonistici e quindi approfondi. Torniamo al punto di prima, all'aspetto all fisico della, della calzatura e all'aspetto estetico. Poi ci sono i consumatori social, quelli che invece uh, hanno bisogno di sentirsi accettati e che uh, guardano all'aspetto estetico della calzatura all'interno del, uh, del loro ambiente, del loro, uh, della loro cerchia. Uh, e infine uh, i consumatori sacrifice. Quelli che invece uh, danno molta importanza agli aspetti uh, ambientali, uh, e ne sacrificano sia uh, il, uh, il prezzo uh, che invece l'aspetto um, estetico, uh, sebbene questi, uh, questi ultimi comunque rappresentino la minoranza dei, dei consumatori. Ops. Ok. Uh, andando avanti uh, ogni consumatore uh, essendo appunto il mercato molto sfaccettato uh, guarda uh, a degli aspetti particolari sia per interesse personale uh, che appunto per provenienza uh, Guardando un po' il, il mercato e seguendo appunto sempre delle ricerche sono stati identificati uh, questi valori, questi sei valori, uh, che sono appunto uh, requisiti relativi esclusivamente al prodotto, uh, requisiti relativi alla produzione industriale, uh, il fine vita, se esistono dei servizi oppun, oppure la, il prodotto stesso è riciclabile. Uh, aspetti legati alla, so alla social sustainability uh, osservano uh, molto anche la trasparenza dell'azienda dal punto di vista uh, della sostenibilità ambientale sociale e anche economica e ultimo ma non per importanza uh, la compensazione di, di CO2 quindi uh, le, in le industrie uh, calzaturiere stanno cercando di seguire questi questi bisogni stanno cercando di, di incontrarli uh, tramite vari metodi uh, è sicuramente un aspetto molto complicato riuscire a, appunto a rendere una calzatura totalmente sostenibile proprio per i materiali e la natura stessa della, della calzatura uh, per i processi ci sono diversi aspetti che uh, legati alla calzatura che sono difficili da tradurre in modo sostenibile eh, nonostante questo uno di quelli eh, che è possibile specialmente riguardando appunto la moda in generale eh, combattere per riuscire ad, a ridurre le, le emissioni di CO2 quindi l'impatto ambientale è combattere la, la fast fashion la moda veloce è uno se non il il maggiore fattore inquinante della, della, della moda, uh, proprio perché uh, innanzitutto tiene dei ritmi uh, insostenibili dal punto di vista uh, produttivo uh, e poi appunto perché di conseguenza di una produzione eccessiva e continua uh, dei prodotti uh, ne derivano appunto de, 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 uh, un impatto ambientale insostenibile per il pianeta. Uh, contro questi, questi, diciamo, questi movimenti, queste, queste tendenze, uh, possiamo trovare invece lo slow fashion che è venuto alla ribalta proprio durante il periodo di, di quarantena, proprio grazie all'emergenza all coronavirus, uh, grazie a Giorgio Armani e alla sua lettera aperta. Uh, lui è stato il promotore nell'ultimo periodo di, uh, del cambiamento uh, contro la moda veloce, proponendo una, un sistema di sfilate, un sistema di produzione della, di tutti uh, gli aspetti della moda: quindi sia delle calzature che appunto dei, dei vestiti uh, ridotti quindi andare a produrre di meno e andare a creare un valore aggiunto sul, sul prodotto, uh, creare dei, valori, dei prodotti che creino una relazione con l'utente e che non, non vengano sostituiti dopo una o due stagioni, prodotti che durino nel tempo. Uh, un esempio di questo, anche se un po' particolare, è uh, Reformation. Reformation è una, un brand, Uh, californiano uh, che ha adattato pian piano uh, negli ultimi anni tutta la sua produzione rendendola uh, totalmente sostenibile, uh, di fatti uh, utilizzando una strategia un po' particolare. Nonostante la, la fondatrice uh, dichiari che questi seguano uh, dei ritmi da fast fashion, hanno deciso di uh, introdurre all'interno del mercato piccole quantità, Ricavando quindi uh, due vantaggi. Innanzitutto una, una, appunto, la produzione essendo ridotta crea una, un minore impatto ambientale. La, qui poi la produzione essendo ridotta riesce ad essere anche venduta to totalmente e non creare uh, rimasugli in magazzino. Cambiando quindi anche la, la quantità di, uh, di merci immesse nel mercato, uh, anche la moda ne risulta più sfaccettata, e inoltre, avendo pochi pezzi, loro riescono ad avere uh, pochi prodotti in saldo, quindi avere anche una sostenibilità economica di tutto il sistema. Ok, uh, ci sono quindi uh, dei, diciamo, uh, dei processi che possono essere uh, utilizzati, utilizzati per trasformare tutti questi bisogni che vengono rilevati dal mercato e anche appunto uh, diciamo dal, per così dire dal pianeta. Uh, appunto tramite dei metodi di, uh, di progettazione sostenibile che seguono uh, dei passaggi di sviluppo prodotto sostenibile uh, seguendo appunto la, la ricerca di Ulrich and Eppinger uh, ci sono dei tre passaggi fondamentali uh, identificare al meglio i uh, bisogni degli utenti tradurre questi, eh, questi bisogni eh, degli utenti e del, de, degli utenti in metriche specifiche, quindi in uh, requisiti di prodotto specifici uh, e poi appunto riuscire a uh, identificarli all'interno del, del prodotto. Uh, uh, Nell'ambito del, del design di prodotto uh, ci sono svariati metodi che sono, si sono evoluti anche nel tempo eh, e possiamo identificarli tutti all'interno della, della bandiera del Design for Sustainability. I più famosi sono sicuramente l'Eco Design, il cradle, il cradle to Cradle. Il Design for Sustainability in ogni caso eh, si riferisce alla promozione alla creazione uh, di prodotti uh, che seguono la domanda dei, dei consumatori e appunto uh, cerchino di, di incontrare i loro bisogni senza però venir meno ai bisogni delle generazioni future ci sono quindi uh, Tutta una serie di metodi specifici che all'interno dei, eh, diciamo, dei vari filoni di progettazione, come appunto abbiamo indicato l'eco-design, il Cradle to Cradle, eh, che però appunto rientrano tutti sotto il, il Design for Sustainability, e che possiamo vedere qui elencati, mh, elencandoli brevemente. I più famosi, famosi sono sicuramente il Life Cycle Assess Assessment. Uh, le checklist dei prodotti uh, bannati o vietati uh, perché uh, uh, appunto pericolosi. E poi delle, delle guidelines. Ci sono poi quelli un po' più specifici, uh, come ad esempio uh, legati a sistemi di, di calcolo digitale, come quelli prodotti da Solidworks, il CAD, uh, SOLIDWORKS Sustainability. Uh, che si riferiscono e, e come molti altri, uh, producono dei risultati utili per poi andare a creare una, un life cycle assessment. Uh, abbiamo poi una, una, un ulteriore metodo, un po' più specifico, che è quello del Sustainable Product Development and Design. Questo uh, segue uh, in modo specifico il uh, Triple Bottom Lines ovvero quindi si pone tre pilastri che sono appunto le persone, il pianeta e il profitto, identificando quindi i classici tre uh, uh, diciamo pilastri della sostenibilità, quindi la, la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e uh, cerca di incontrarli tutti e tre in modo, uh, in modo specifico. Uh, come però appunto tradurre e tenere sotto controllo questi tre, uh, questi tre elementi, o in generale gli elementi uh, legati alla sostenibilità, per inserire all'interno di, di, di un prodotto, uh, varie ricerche e varie aziende hanno identificato uh, il metodo migliore nell'inserimento professionale di una figura specifica all'interno dell'azienda, dell che può essere uh, l'Environmental Project Coordinator o comunque una figura specializzata uh, e uh, diciamo, uh, conscia delle, delle, delle regole legate alla, alla sostenibilità ambientale e di tutti i metodi in, in corso attualmente. Uh, come fatto precedentemente per, uh, la, per il comfort è assolutamente di primaria importanza uh, trasferire tutti questi concetti, tutti questi valori che vengono inseriti all'interno di un prodotto anche al consumatore, proprio per far percepire questo valore che attualmente, come dicevamo, dicevamo prima, è percepito solo come secondario o solo da, alcune, uh, da alcuni specifici target come primario. Uh, per farlo è sicuramente nel caso della sostenibilità importante guardare ad, una, ad un sistema molto più ampio eh, ed effettuare delle campagne di comunicazione molto più studiate rispetto a eh, come possono essere quelle nel caso precedente, ad esempio, della, del Comfort, eh, il caso di, eh, di Adidas e Parler è sicuramente il, è emblematico. La loro campagna Colpisce a 360 gradi e fa emergere perfettamente la, il focus sulla sostenibilità facendolo trasformare in un valore. Inoltre eh, la sostenibilità appunto deve essere incontrata tramite e comunicata soprattutto tramite un sistema a 360, gradi. quindi non deve solamente riguardare i, eh, delle immagini promozionali. Ma va comunicata tramite i social, va comunicata tramite, eh, come nel caso della, del Comfort, tramite delle pagine web. Eh, utilizzare questo tipo di sistemi eh, non solo riesce appunto a, a trasferire i valori specifici e le qualità specifiche della singola calzatura, del singolo prodotto, ma come nel caso di Adidas, eh, riesce ad abbinare il brand. Alla tematica, alla tematica sostenibilità. Uh, in questo modo così l'utente, guardando ad esempio una qualsiasi calzatura Adidas o una qualsiasi uh, campagna promozionale Adidas, avrà in mente uh, il brand e, e penserà che quello produce quella calzatura senza magari nemmeno andarsi ad informare più di tanto, uh, creando appunto che il brand Adidas crea delle uh, calzature ecosostenibili. Uh, in, come dicevo appunto non è solamente uh, la, questa visione, questa comunicazione a 360 ⁇ gradi uh, legata uh, all'ambiente digitale, ma si lega benissimo anche a eventi oppure a uh, altri uh, prodotti che gravitano intorno alla, alla calzatura stessa. Infatti per concludere è assolutamente importante, risulterebbe invece paradossale, Uh, promuovere una calzatura totalmente ecosostenibile all'interno di un packaging di plastica non riciclabile. Quindi osservare anche questi aspetti è fondamentale. Ottimo. Io avrei concluso. E grazie. Passo grazie, la parola. Grazie, a grazie Mattia. Allora, adesso passiamo a Nicoletta che ci racconta. Un po' nel dettaglio l'esperienza di Vibram rispetto a eh, questi driver eh, generali, quindi qual è l'esperienza concreta di un'azienda come la vostra eh, che ha fatto di questi valori anche degli elementi di. Eh, di grande eh, distinzione sul mercato. A te Nicoletta la parola. Sì, grazie. Allora, innanzitutto volevo dire noi abbiamo fatto come Vibra anche noi un po' di eh, lavoro sul consumatore. Noi siamo fornitori di componenti, però da sempre siamo interessati a capire eh, cosa succede nel mondo dei consumatori, questo perché poi lavorando con dei brand anche importanti e qui mi concentro un po' più sul lato casual fashion che non sul lato outdoor e tecnico che comunque è il nostro core ed è interessato tanto quanto, ma ha una sensibilità più marcata rispetto ai temi della sostenibilità. E quindi, dovendo lavorare poi con questi brand, eh, vogliamo fare proposte, vogliamo capire come, come scambiarci delle esperienze. Allora, noi abbiamo visto che in questi anni eh, il rapporto e la consapevolezza dei eh, connazionali, ma anche degli europei sul tema della tutela ambientale è stato estremamente, eh, è estremamente cresciuto, l'abbiamo visto anche frequentando ad esempio European Outdoor Association, European Outdoor Group, eccetera, e abbiamo visto che ci sono stati questi, negli ultimi almeno due o tre anni, anche i movimenti Fridays for Future che hanno creato un legame sempre più stretto tra consumatori, brand e sostenibilità. Eh, diciamo che già nel 2014 il nostro Ministero dell'Ambiente, che adesso ci sembra un tempo lontanissimo, ehm, poneva la sfida ambientale alle aziende e la vedeva come un tema oramai non più eludibile per le eh, generazioni future. Eh, la nuova consapevolezza che abbiamo incominciato ad apprezzare già nel, nel tempo pre-COVID, eh, l'abbiamo visto, vede come in generale gli italiani, ma ripeto, l'abbiamo toccato con mano anche poi in Europa, uh, ha un, uh, diciamo una, un timore di essere alle soglie di un vero e proprio disastro ambientale, addirittura si sente personalmente responsabile eh, di, ehm, di alcuni dei drammi ambientali come l'isola dei rifiuti negli oceani, eccetera. La moda, la moda che, cos che cosa succede? La moda già negli anni della crisi economica, stiamo parlando del 2012, aveva approvato come Camera Nazionale della Moda Italiana un manifesto della sostenibilità per la moda, in cui metteva in evidenza che il sistema Italia e il sistema moda non potevano eh, allontanarsi dall'interesse che i consumatori cominciavano ad avere per i temi della responsabilità sociale e ambientale. Questo, eh, questo portava a focalizzarsi su una moda diciamo più etica. Stiamo parlando, abbiamo detto 2012 e poi abbiamo visto 2014, quindi davvero oggi si penserebbe a una preistoria. Eh, ma già allora si cominciava a parlare di miglioramenti che si potevano ottenere attraverso innovazione, catena produttiva e l'impatto che tutta eh, la filiera produttiva aveva sulla sostenibilità e sul, in generale sul contesto sociale. Si cominciava già a parlare di ciclo del prodotto e quindi noi, già come Vibram, abbiamo iniziato a pensare a prodotti durevoli, quindi abbiamo cominciato a mettere il focus non solo su certi tipi di performance, che erano ehm, performance... Diciamo di efficacia, di, eh, di, di eh, performance tecniche, quindi ad esempio la resistenza allo scivolamento, lo shock absorption, eccetera, che abbiamo visto nella relazione eh, della professoressa, ma anche su temi come la durabilità, cioè la, eh, la sostituibilità, ad esempio, delle suole, noi il nostro progetto Soul Factor, di cui ha accennato Mattia, risale al 2015, quindi eh, eravamo già fatti portatori di un'idea di sostituiamo invece che ehm, che che ricompriamo, che facciamo che fare cose nuove. Eh, Comunque, tornando al manifesto della moda, diciamo che eh, in quegli anni già si arrivava a parlare dei primi dieci articoli eh, che prendevano in considerazione design, scelta delle materie prime, lavorazioni di produzione, elementi della distribuzione, del marketing, della comunicazione e della vendita, come ha detto bene Mattia, fino a arrivare a eh, sostenere un'etica di impresa che si basasse su una condivisione con gli stakeholder dell'impresa e su un processo di trasparenza. Nel dettaglio appunto dicevamo design, quindi cominciare a pensare a prodotti che durano a lungo, che durano nel tempo. Quindi, già allora si incominciava a introdurre, anche se non è stato subito accolto, un, un sistema di moda slower se non slow, cioè più lenta rispetto al concetto di continua a cambiare, continua a mettere cose nuove. Scelta di materie prime, tipologia di lavorazioni, tipologia di distribuzione, marketing e vendita, cioè anche. Cercare di mantenere una sostenibilità lungo tutto il percorso del prodotto, ad esempio banalmente anche attraverso la logistica, attraverso il reperimento eh, vicino al, ai luoghi di produzione, sistemi di gestione <coughs> che migliorassero in generale l'efficienza le, aziendale. Bode, sistema paese, etica d'impresa, quindi integrazione dei valori universali all'interno del proprio marchio, trasparenza, educazione all'etica, la responsabilità verso la sostenibilità e verso i consumatori e promozione di questo decalogo. Questo avveniva, abbiamo detto, nel 2019, eh, 2014, 2012 era il decalogo. Tutto questo, però, come ha detto Mattia, nel tempo non è stato realizzato immediatamente, cioè diversi brand, anche i brand con cui noi lavoriamo, hanno avuto approcci diversi a questo tema e abbiamo notato, in particolare nel fashion, una grossa difficoltà ad approcciare un tema di. Eh, diciamo etica di sostenibilità perché c'era sempre il concetto dell'estetica che vinceva su tutto e un po' si è visto anche nella ricerca ehm, che ci ha presentato la professoressa Vignati perché si vede che i temi più tecnici e i temi più caldi nel fashion sono difficili da passare vince sempre un po' il concetto dell'estetica Dopo il uh, Covid, noi ci stiamo facendo delle domande, e cioè ci stiamo chiedendo: ma questa crisi senza precedenti sta veramente spingendo le aziende ad agire con integrità, cioè a, diciamo, a occuparsi di questi tre fattori: ESG, Environment, Society, Governance, che sono i tre pillars sostanzialmente su cui si fonda la sostenibilità cioè le persone il profitto e e diciamo l'ambiente la società e questo questa crisi accelererà eh, le iniziative in questo senso, cioè farà in modo che le aziende possano garantire una maggiore sostenibilità futura. Soprattutto, ci chiediamo, il, i consumatori, noi o noi singoli, saremo in grado di riprendere gli stili di vita precedenti, ma di premiare? le eh, soluzioni alternative che le aziende cercheranno per ridurre l'impatto sull'ambiente. Questa è una delle grosse, delle grosse domande che ci siamo posti anche noi come Vibra, ma noi abbiamo deciso di rischiare, cioè ci siamo detti già ci stavamo lavorando prima, a maggior ragione continuiamo a lavorarci adesso. Noi, eh, come diceva Mattia, abbiamo in, inserito in azienda una figura che chiamiamo sustainability manager, ma ehm, i nomi e le qualifiche, poi, anche così, grazie all'inglese, possono essere molto fantasiose. Ma l'idea è da almeno due anni, ma forse anche di più, di avere un atteggiamento, diciamo, più sostenibile nel complesso, perché quando parliamo di sostenibilità ci sembra di entrare veramente in un ginepraio di, di cose, cioè da una parte le ehm, Policy sulle sostanze proibite, quindi tutto un controllo delle materie prime, controllo delle lavorazioni, dall'altra parte la durabilità del prodotto, dall'altra parte ancora eh, l'utilizzo di eh, materiali riciclati, materiali naturali, dall'altra parte ancora l'impatto che l'azienda, proprio anche come fabbriche, come luoghi di produzione ha, dall'altra parte ancora la catena logistica che si deve accorciare per evitare di eh, avere eh, merce che si. Si eh, viaggia per il globo no, producendo un sacco di eh, CO2, insomma, ci siamo fatti tante domande e adesso la nostra domanda a rientro da questa crisi, ora che stiamo riprendendo, è proprio: ma veramente le aziende e i consumatori avranno voglia di ehm, avranno? Manterranno questo interesse sull'ambiente perché il Covid ci ha proprio svegliato da questo punto di vista. Sono state giornate in cui tutti ci siamo detti la natura sta prepotentemente ritornando a prendere possesso de del mondo e dei luoghi che erano stati urbanizzati dall'uomo. Adesso ovviamente la situazione sta di nuovo cambiando, stiamo tornando a dei ritmi diversi. Ma le domande continuiamo a farcele e abbiamo deciso di rispondere sì, rispondere sì, attivando diciamo. Un po' delle, delle nuove tendenze, un po' come diceva Mattia, andando a cercare quali sono le eh, tendenze che ci sembrano, ci sembrano più importanti da seguire eh, per i prossimi sviluppi. Uno è un cambiamento nel DNA, cioè cercare nuove vie, innovare nei metodi di produzione, innovare nelle materie prime, mantenere il capitale umano. Eh, un buon esempio, io dicevo North Face che. Sta inviando i suoi dipendenti alla Renewal Design Residence, cioè eh, sta insegnando ai propri dipendenti come lavorare con la sostenibilità come obiettivo trainante, come forza trainante. La circolarità, cioè avviare circoli virtuosi, eh, attivare un po' l'idea che è stata l'idea vincente di Patagonia. Eh, ancora molto tempo fa un'idea assolutamente disruptive come si direbbe nel marketing eh, che è nata con la campagna Don't Buy This Jacket cioè non continuare a spingere al consumo ma cercare di eh, spingere al riutilizzo quindi al riciclo al riutilizzo di parte del prodotto o alla riparazione del prodotto L'update green, cioè che vuol dire utilizzare prodotti storici ma eh, fornirli in chiave eh, più green. Eh, L'esempio de, è del pollo fritto di, di, di KFC, Kf, sì, però ehm, è, 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 è diciamo un esempio che si può usare anche nella moda e eh, usare anche nelle, nelle calzature. Il ravvedimento, cioè cercare di... Eh, questo è stato il caso tipico di, tipico di HM ehm, che nel suo front store di Stoccolma ha praticamente introdotto un servizio di riciclaggio, riparazione, noleggio dei capi. E noi abbiamo visto, abbiamo avuto modo anche di vedere realtà più piccole. Le abbiamo viste eh, durante l'European Outdoor Summit. realtà molto piccole che si basano proprio su questa idea del non vendere, ma ad esempio noleggiare anche capi d'abbigliamento, eh, oppure ripararli, oppure fornire, cioè fornire capi che sono stati costruiti con materiali ritirati e rimodernati o in parte riciclati con dei componenti riciclati e poi un ritorno alle origini che vabbè è tipicamente osservabile adesso nel food eh, con un ritorno alle produzioni locali l'utilizzo di eh, produzioni europee invece che asiatiche eccetera ma che si eh, può vedere anche nella calzatura noi lo stiamo osservando ad esempio con un ritorno a certi tipi di produzioni in Europa eh, utilizzando appunto una filiera corta, quindi una filiera che sia basata in Europa. Sono, sono tutte indicazioni che noi stiamo un po' raccogliendo e che ci aiutano anche a pensare a come, a come andremo a sviluppare eh, in futuro e a cosa andremo a proporre per aiutare, eh, per supportare i, i brand che lavorano con noi. Nell'ambito delle calzature sostenibili, noi abbiamo individuato dei requisiti che poi sono abbastanza condivisi con, uh, con uh, i brand con cui lavoriamo, cioè eh, scarseggiano delle certificazioni specifiche, quindi vengono utilizzate delle certificazioni come Ecotex 100, Fairtrade, eccetera. L'utilizzo di materiali naturali, ad esempio la gomma naturale, nel nostro caso noi adesso stiamo cercando di sviluppare, no, siamo, abbiamo industrializzato in realtà una mescola che utilizza una percentuale superiore al 90% di gomma naturale certificata da foreste dove la, la raccolta avviene eh, correttamente, quindi foreste certificate. Evitare materiali conciati con sostanze tossiche, in particolare la pelle. Alcuni marchi sono vegani, poi sul vegano ci sarebbe da aprire un mondo, però molti vogliono utilizzare tessuti riciclati o comunque materiali di riciclo di calzature precedenti. Qualcuno parla di biodegradabile, il biodegradabile per noi è ancora un po' un un aspetto oscuro perché non abbiamo veramente degli studi che ci dicano che esistono dei materiali per le suole biodegradabili. Poi eh, materie prime che siano appunto eh, locali, il più locali possibile, cioè che, siano, che provengano il più vicino possibile dal, <coughs> dai siti di produzione e ovviamente dei codici etici sulle condizioni eque di produzione e di fabbricazione e il supporto a progetti sociali. Anche qui Vibram si è attivata, noi abbiamo già da anni un codice etico che utilizziamo anche eh, per le produzioni, ad esempio in Farist, e eh, siamo coinvolti su progetti sociali, cioè vorremmo che il nostro marchio portasse un po' tutti questi valori e la sostenibilità per noi è sempre stato all'inizio un concetto largamente inteso, quindi non soltanto eh, il concetto classico con cui si partiva anni fa del riciclo. Noi non lavoriamo con tutti questi brand che vi faccio vedere, però sicuramente questi sono dei brand che sono impegnati in questo eh, diciamo, ambito del sostenibile, in maniere diverse: TOMS con one for one, Veja con dei materiali che reciclano anche, cioè che utilizzano ad esempio sostanze naturali come il riso, eh, materiali come pelli eh, conciate in maniera non, non tossica, insomma, tanti. Abbiamo, fatto un po', abbiamo guardato un po' in giro, ma come, ha visto, come ci ha fatto vedere prima Mattia, eh, gli esempi adesso cominciano a essere tanti. però ad esempio alcuni sono significativi anche per noi. Stella McCartney, che tra con cui tra l'altro anche un po' iniziamo a lavorare, è una delle stiliste eco-friendly per eccellenza, e ad esempio usa riciclo di materiali di nylon e poliestere, eh, cerca di non usare pelli, usa cotone organico, collabora con associazioni in difesa della, dei diritti dei lavoratori. Altri casi sono Ecoalfa, Ecoalf è un cliente con cui abbiamo iniziato a lavorare, eh, produce sneaker, in particolare sneakers in nylon riciclato da reti o da rifiuti abbandonati in mare o negli oceani. Coinvolge pescatori per la raccolta di questi, queste reti e eh, appunto contribuisce a togliere dal mare, dagli oceani eh, una, una notevole quantità di materiale abbandonato. Allbirds è, una, è famosissima: Albers eh, utilizza eh, lana Merino, un tessuto innovativo in lana Merino, e eh, utilizza l'olio di liceno per le solette interne, utilizza materiale eh, naturale. Che eh, diciamo riduce l'emissione di CO2, i lacci di scarpe sono fatti con materiali di riciclo, insomma, anche qui tutto, tutta una serie di, eh, di materiali e di e poi di promozioni e di comunicazioni che vanno nella direzione cui diceva Mattia e qui non c'è cioè, niente da aggiungere. Vibram come si pone qua in questa situazione? Allora, Vibram, ripeto, Vibram fa suole, quindi è chiaro che eh, è, è un po' più complicato perché deve concentrarsi su un unico componente della calzatura, no? non può avere tanta fantasia sulle tomaie, sui lacci, eccetera. E allora adesso Vibra lavora su tre fronti. Uno è un fronte tipico del riciclo, vale a dire eh, Eco Step. Eco step non è una mescola nuova. Chi ci conosce tra il pubblico sa che ne parliamo dal 94, quindi siamo anche abbastanza. Interessati a questo argomento da tanti anni, però oggi è ancora più spinta, nel senso che oggi abbiamo deciso che Cosserp non avrà nemmeno più delle caratteristiche di colore uniforme nella composizione, ma avrà soltanto la base uniforme, cioè nera e marrone. Tutto il resto, che sarà costituito per il 30% da riciclati, saranno riciclati interamente della nostra produzione e saranno con colori vari quindi da una produzione all'altra avremo, avremo una variabilità di colori diciamo delle macchiette che vedete questo perché vo vorremmo riciclare ancora di più la percentuale quindi non ci vogliamo limitare a riciclare solo i colori che compongono la, la palette di colori di ecostep vogliamo riciclare più materiale e quindi la variabilità dei puntini della, del materiale nell'insieme sarà maggiore ma questo sarà caratteristica di maggiore ehm, cioè di, appunto di spinta al riciclo ulteriore. Poi abbiamo la mescola Vibram Noil, Vibram Noil è una mescola quella che vi dicevo, cioè che parte da un 90% almeno, varia tra il 90 e il 94% di gomma naturale vengono aggiunti poi nel caso si desiderasse dei coloranti abbiamo anche qui una gamma colori molto limitata perché sono dei coloranti estratti da eh, piante o da lavorazioni eh, di materiali naturali e quindi ehm, abbiamo soltanto eh, una diciamo una gamma limitata e la stiamo proponendo in questo momento perché ha anche delle buone caratteristiche eh, tecniche. Ovviamente, non è confrontabile a mescole super performanti, però, ha delle buone caratteristiche tecniche e di durabilità. E quindi ci permette di essere sicuramente interessanti nella parte del fashion e del casual, ma anche di essere propositivi, diciamo, su una parte più tecnica non spinta. Infine, noi io parlavo di processi, di idee, eh, anche qui noi stiamo lavorando perché, eh, ad esempio, risparmiare sugli sfri di produzione, tutte le suole vengono sbavate, cioè nascono con una bava, con un residuo che viene tranciato, e poi viene buttato, o in alcuni casi, come vi dicevo, riciclato. Cercare di evitarli è una, un altro degli obiettivi, cioè evitare scarti, perché questo è tutto un materiale che poi di fatto rischia di finire in discarica. Come attraverso dei, delle metodologie di stampaggio e successivamente di costruzione della scarpa, che, sono, eh, cioè che prevedono che la suola così come esce, venga impiegata, avvolta attorno alla scarpa e quindi eh, venga utilizzata tutta anche nella parte che normalmente viene considerato scarto, o quasi tutta, cioè eh, limitando nel, la, la parte di tranciatura. Poi, come dicevo, Vibram ha affrontato il tema ehm, un po' più a 360 gradi, quindi anche a lato processi produttivi, studio delle LCA. Noi stiamo facendo delle, delle, delle LCA di prova di alcune suole per capire quanto le nostre suole, quanto un esempio di nostra suola eh, rilasci, un paio di nostre suole rilasci CO2 eh, nell'atmosfera. Nella, nella in generale poi stiamo lavorando sulla durabilità per cercare di, ripeto, mantenere più a lungo possibile, tra l'altro Vibram è da sempre legato a un concetto di durabilità che negli anni magari abbiamo enfatizzato meno, che adesso vorremmo tornare a proporre, quanto possiamo mantenere una suola per evitare di sostituirla o di, o di scartare la scarpa, come nel caso del fashion spesso avviene. Quindi, diciamo, siamo impegnati un po' su tutti questi fronti. E questa è un po' la nostra esperienza. Poi, se avete domande specifiche, io sono contenta di intervenire. Il mio intervento era volutamente breve perché Antonello si era comandato, quindi vi ringrazio. <ride> Grazie, Grazie mille, Nicoletta. No, è stato bellissimo, utilissimo, e penso che abbia reso davvero eh, concreti alcuni concetti che noi abbiamo enunciato come risultati di una ricerca. Voi li avete fatti diventare anche criteri davvero concreti di scelta, di innovazione. Per cui. No, no, de, de, dirò ad Antonello che sei stata bravissima. <ride> Perfetta. Allora, eh, noi adesso abbiamo previsto uno spazio per domande, eccetera. Io direi che eh, chi vuole intervenire liberamente può accendere il microfono, fare domande, oppure potete usare anche la chat. Se volete scrivere una domanda nella chat, poi vediamo appunto chi... Chi è il più adatto a rispondere ai quesiti intanto visto che comunque ci sono parecchie eh, parecchie persone ci sono ovviamente i nostri, i nostri studenti che in una settimana devono partorire cose originali quindi giustamente erano interessati a questa a questo momento non so se qualcuno ha voglia di fare domande o magari anche di intervenire portando esperienze diverse, eh, perché ci sono. So che ci sono, sono collegati anche mh, esperti da altre aziende, quindi mh, se, se c'è. È un momento anche di scambio di esperienze, di un punto di vista e anche magari di un approccio eh, diverso che avete adottato nella vostra organizzazione proprio eh, per applicare concretamente questi concetti. Vediamo se il nostro pubblico è interattivo. Sì, o anche se i ragazzi stessi hanno delle domande da fare a, a Nicoletta o alle altre aziende presenti. Magari capire se qualcuno uh, si sente di intervenire, capire come le altre aziende intervengono più che dal punto di vista della, della, della suola, magari inglobare anche la tomaia, un aspetto più legato alla, alla parte del tessuto. Certo, certo, questo sarebbe interessante, riuscire a capire. Abbiamo un pubblico un po' <ride> timido, <ride> sono tutti un po' timidi. Salve, ehm, volevo chiedere una cosa. Sì, sì. Ho visto che uh, sul profilo Instagram di Vibram, ma com'è d'altronde anche sul sito? è presente eh, vabbè, un paio di, di scarpe sempre che sfrutta la tecnologia di rap -Tech, che però ehm, non so forse per via di alcuni intagli ha un aspetto diverso cioè mh, dico a livello di produzione a livello di applicazione eh, visto che anche non si creano quelle ripiegature una suola un po' più pulita con un altro aspetto eh, è solo per via di questi intagli oppure non so, cambia qualcosa anche nei metodi di produzione e applicazione? Grazie. No, allora, dicevo prima, ehm, la versione che ho fatto vedere in foto è la versione, diciamo, estrema, dove tutta la parte, la sola come esce dallo stampo viene utilizzata, quindi c'è anche proprio tutta la parte di bava liscia che eventualmente... Quella che invece, eh, ha visto lei, ce ne sono più di una. Ehm, ha già una un, un, un esatto, un intaglio quando viene stampata e c'è una piccola percentuale di scarto che viene data tra una, un intaglio e l'altro, però è già segnata sullo stampo. Quindi esce così con una parte che invece viene, comunque anche quella scartata. Quindi io dicevo, infatti, un recupero totale o parziale dello scarto, limitandolo comunque moltissimo rispetto a una bava normale di una suola normale che, che si vede perché normalmente la bava c'è in tutte le suole è quasi impossibile controllarla perché la gomma esce dallo stampo e crea una bava laterale eh, nel caso della wrap tech che ha visto sul sito o sulle pagine instagram era già diciamo studiata in modo da avere un minimo di scarto e di poter essere intagliata come dice lei è già studiata così Ce ne sono diversi di modelli, sì. Sì, eh, diciamo che comunque questa, essendo poi uno studio più approfondito che ha portato quest a quest'altra suola, è possibile quindi sperimentare anche forme un po' più particolari della suola? Sì, è possibile. Dice... Sì, è possibile, la, eh, la criticità su una suola di quel tipo è ovviamente sempre eh, stare attenti nell'applicazione, è un po' come... Eh, diceva Mattia nella ricerca: cioè, questi sono, eh, sono prodotti che poi devono essere costruiti, magari non in quantità industriali. Costruiti bene, messi sul mercato, comunicati, perché c'è anche un lavoro dietro sulla parte della tomaia e sulla parte di costruzione della scarpa che deve essere fatta per diciamo, essere. Vrappata, eh, noi diciamo, cioè essere abbracciata dalla suona in quel modo, perché non è una costruzione ovviamente standard, no? con linee che segnano l'incollaggio, eccetera. E anche il modo di costruire la scarpa è un, un modo, diciamo, un po', più, un po meno da manovia tradizionale industriale, un po' più di studio e un po' più di eh, attenzione al, all'applicazione. All Effettivamente è un po' il discorso che, faceva, che facevamo con la ricerca fatta da Mattia, e cioè si, si va verso una produzione un po' più piccola, un po' più specializzata, un po' più curata e forse anche un po' più durevole e meno fast, cioè come, come idea. Ottimo. Grazie mille. Altre curiosità, domande o esperienze da condividere? Io direi che comunque questo materiale lo condividiamo, lo mettiamo a disposizione anche dei, eh, degli strumenti di comunicazione di Sciled e eh, forse possiamo attivare magari qualche piccola discussione usando eh, i nostri social, anche per aprire a livello internazionale, i nostri partner, eh, un po' queste esperienze e questi temi. Invece mh, vediamo alla fine di questa settimana di lavoro cosa i nostri giovani creativi saranno in grado di fare, interpretando anche gli stimoli che oggi Nicoletta eh, ci ha condiviso. Allora, io direi: se non ci sono domande, io vi ringrazierei della partecipazione. Eh, ci teniamo in contatto, eh, vi condividiamo questo materiale così lo potete usare anche voi eh, internamente per fare un po' di divulgazione. E rimaniamo sintonizzati sul canale di Sciled per vedere come va avanti questa, questa nostra ricerca, questa nostra esperienza. Grazie Nicoletta del tuo contributo. Grazie a voi e complimenti per, la, per le ricerche e per il lavoro fatto. Grazie, grazie, grazie. Buona serata a tutti. Buona grazie. serata. Grazie. Buona serata. Ciao.